Poštovani predstavnici medija, dobrodošli na konferenciju za novinare povodom predstavljanja novog trenera Hrvatskog umjetnog kluba Rijeka, gospodin Sersa Kozmi. Prije nego što treneru damo riječ, s nama je Srečko Juričić, sportski direktor. Evo, Srećko, nekoliko uvodnih riječi za novog trenera. Evo, zadovoljstvo mi je, stvarno mi je iskreno zadovoljstvo da mogu predstaviti našeg novog trenera. Imali smo ovo zadnje vreme, e, govorili smo da ćemo, stalno se čekalo kad će doći novi trener, evo sad se to ostvarilo. Drago mi je da smo mogli zaključiti e, i dovesti trenera koji ima veliko ime u svijetu nogometa, koji je prošao e, veliko iskustvo i veliko znanje e, u, u italijanskom prvenstvu i nadam se da će sve to znanje i iskustvo prenesti na našu ekipu i da će naša ekipa e, konačno e, početi djelovati kao prava ekipa i da ćemo e, ostvariti rezultate koje želimo. E, znamo da to ne ide preko noći, da će to biti sad došao dobar trener pa će sve to biti odmah sve dobro, ali vjerujem sa dobrim radom njegovim i igrača da će, da će, rijeka doći na mjesto koje i on pripada. želio dobrodošlicu našem treneru i želim mu puno uspjeha i sreće u radu. Da. Hvala Srećko, Evo, samo s nama je naš Denis Konte, tajni škole nogometa, inače bivši nogometaš koji odlično priče pa će nam uslužiti kao prevoditelj. Dennis, io a un po' di scrittura, a qualche uvodiente, ma come sono partito i che da voi Allora, hanno chiesto diciamo, le, prime, le prime cose che cosa le ha, le ha diciamo, portato a far venire qui. Allora, innanzitutto, prima, prima di iniziare, prima che cominciamo. Mi sembra giusto e doveroso ringraziare la società. Uh, želim prvo prvenstveno ovaj, uh, zahvaliti NK Rijeku. Nella figura del presidente e di tutti i suoi collaboratori. Uh, uh, Miškovića i naravno svi uh, naši kolaboratori, znači djelatnici. E, perché per me è un motivo di grande orgoglio essere stato chiamato in questa società. Da je uh, jako velika čast da je pozvan da bi radio nači, u takvom velikom klubu. e poi un'altra premessa che, che faccio sempre quando, quando, sono, quando vado a sostituire un mio collega e jedina u stvar koji radim stalno ca idem e a zmeniti il nostro è un mestiere maledetto ma ci nasci krva naš ricimo poso è takozvani krva poso è chiaro che da oggi io darò tutto per questo club. Znači, ja danas, ovaj, dati sve za come credo che abbia fatto la stessa cosa il mio collega che mi ha preceduto, quindi eh, so che nel calcio quando si arriva a questa situazione non è mai la colpa di uno solo. Come ha fatto il nostro collega che è stato tu come trener

io non sono l'italiano che viene fuori dall'Italia ed è convinto che il calcio sia solo in Italia. No, Non sono un italiano. che e trainer coi missi da da in Italia. È la prima mia esperienza fuori e avrei voluto e dovuto farla molto prima. Ho primo voluto in Italia e ho dovuto farlo anche prima, čak neanche pochi Perché Credo che un allenatore si completi perché credo che un allenatore si completi vivendo più esperienze Na per sfruttare Il problema di noi italiani il problema di noi è che abbiamo creduto, in parte anche io, che il calcio fosse solo lì koji razmišljamo i koji smo naravno prije uvijek razmišljali da nogomet je samo u Italiji. E poi io per questo dico sono orgoglioso. Vengo in un paese, in una città. I zbog toga kažem da sam ponosan zato što dolazim u znači državi i u nekom u nekom gradu. Un paese che è vice campione del mondo. U, nekom, u nekoj državi koje znači koji smo bice prvaci svijeta, svjetskog prvenstva. E in una società Che ha grandi tradizioni che tradizioni con delle strutture, con, 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 eh, con, eh, con dobri infrastrutture. che non ho mai visto in nessuna delle mie 15 società in Italia collenata. Con i equipa che è Quindi il primo pensiero che sono venuto fuori troppo tardi da Italia, Dai, ci però ancora ancora sono in tempo per poter per potermi divertire, per poter prendere, perché il nostro è un mestiere che se tu pensi solo di dare fai un grande errore. Nacci Jacome drago da san dosho tu el to to è ne sto sto trebo poduzeti cha cot prie e ier e je o, diciamo, nasz nasz poso è jako težak poso e coi se coi moramo imati, diciamo, više iskustva da bi se odradilo na boli načen. Prendere da questa cultura ovviamente cercando di dare tutto quello che è la mia esperienza, quella che è la mia più che esperienza, proprio voglia di, di allenare. Io avevo veramente bisogno di allenare fisicamente, dovevo creare dentro di me. L'unica cosa che mi crea l'adrenalina è il mio mestiere, non c'è, io mi posso tuffare anche. da 100 metri in altezza o con un paracadute, niente mi dà l'adrenalina che mi dà il mio mestiere e quindi non potevo colmarlo con altri mestieri. Znači, podupreti što prije uh, našu kulturu koju imamo tu u Hrvatskoj i naravno i također dati sve više i više kao trener. I uh, jedini moj adrenalin je nogomet, znači je rekao da se mo mogu se baciti recimo sa nekog aeroplana, neće mi is nikad biti isti adrenalin kao što je recimo što mi daje nogomet.

come se allenassi la squadra dove sono nato. Voglio sentire come se fosse il primo giorno in un club come se fosse un club che ha già allenato per due anni. Ma dopo decenni e decenni sulla panchina c'è sempre quel fuoco dentro, un grande fuoco. Sì, eh, mia moglie dice purtroppo sì. <ride> eh, è questo, io sono Ehm, dipendente dal mio mestiere e se non alleno vado come tutte le persone dipendenti in astinenza. Mi manca il calcio, mi manca il calcio ovviamente dentro il campo e mi manca il confronto con i calciatori. Mi manca il contatto con i tifosi, con la gente. E voi immaginate mi manca anche il contatto con la stampa. Quindi faccio il mio lavoro, faccio il contatto con i giocatori, faccio il contatto con i e, come potete vedere, faccio il mio contatto con la press-conferenza. Quanti collaboratori avete portato? Due collaboratori più ovviamente lo staff è integrato da collaboratori che già erano qui nel precedente nella precedente gestione quindi il mio collaboratore diretto chiamiamo un secondo diciamo, collaboratore è Michele Tardioli che è stato un giocatore professionista è stato un mio giocatore nel Perugia era un, era un portiere e ho fatto una battuta che ho detto che i portieri capiscono un poco di calcio, ma non sapevo che il Presidente era stato un portiere. No, C'è due, due suradniche. Quindi... Di, ah, di pallanuoto. Ah, di pallanuoto. Beh, allora... Anche di pallanuoto. Anche. E poi mi sono corretto, ho detto, vabbè, un po' anche i portieri. E questo è Michele Tardioli, l'altro collaboratore è un ragazzo giovane, che viene da, dalla Roma Calcio e eh, Match Analysis, però anche collaboratore di campo, è un po' come sono tutte le figure di questi giovani, da adesso eh, fa diverse cose, ma soprattutto fa diverse cose bene, quindi sta in campo, però eh, riprende le partite, eh, Match Analysis, diciamo così. Ci due su come abbiamo sentito, Tardioli piùci, di trainer. E Simone Formica si chiama. E Simone Formica, mezzo analista. I plus sono i suoi abbiamo. coi Poi questo club aveva delle risorse, no? quindi aveva già un preparatore di portiere eh, molto considerato, aveva um, un preparatore atletico, e da, diciamo tutti gli altri collaboratori sono rimasti tutti. Insomma. Significa che staffa siamo già avuti come coach Vratara, anche i coach condizionale, che sono molto qualitetti coach e quei... che probabilmente ci aspetteranno. Non posso far giocare lui perché ormai... aspetta, ma... qualche partita forse. poi <ride> 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 Avete già allenato tanti giocatori croati, Italia e Croazia sono vicine, allora penso che avete un'idea di cultura calcistica croata. Allora, l'unico giocatore di questo gruppo che ho allenato è Anton Kresic a Trapani, che tra l'altro lo seguivo anche quando era nella giovanili dell'Atalanta. Poi direttamente non li ho allenati e quindi devo essere sincero, ne conosco pochi. Però è una delle cose che mi preoccupa meno. Io L'unico ragazzo che ho allenato in Croazia è Anton Kresic, che abbiamo avuto prima e sustrati, naravno. E, e, calcio croato ovviamente lo conosco ai massimi livelli e quindi inutile stare a parlare di quello che è comunque un, un movimento eh, che dà campioni in continuazione al calcio europeo e quindi, quindi spero di trovare qualcuno giovane che un giorno io possa dire l'ho allenato a Rieca e poi è diventato un giocatore importante per la nazionale croata e magari per il calcio europeo. Eh, poznam, cioè, hrvatski, eh, cioè, hrvatski nogomet jako dobro e naravno nadam se da ci naći nove mlade grače koji ćemo poi eh da bi došli do hrvatske reprezentacije. Uno esiste già, ricordate Bruno Petkovic? Bruno sì, no. Bruno Petović è stato

da solo riesca a cambiare una squadra l'unica cosa, l'unico precedente nella mia carriera è proprio di Bruno Bruno è riuscito a essere lui straordinario e a far giocare bene, cioè a far cambiare il volto di una squadra, non mi era mai capitato e ho allenato Muri, al Quadrato Di Natale, Miccoli Milito, Liverani qualcuno ne ho allenato di questi che poi sono diventati dei campioni e Grosso, Zemaria Nelè nella Materazzi, lascio Gattuso, Nagadar eh, Rapaic quindi Calaz, eh, che mi ha mandato un messaggio prima, che è di origine croata anche lui, quindi eh, non le nati tantissimi, tutti dei campioni straordinari, però nelle, ovviamente parlo di Serie B, eh, lui è stato quel giocatore, quindi sono contento di... Di ritrovarlo un avversario e ovviamente di vincerci contro. Moja concepcija nogometa è da smatram da jedan igrač ne može promeniti col equipo, ali Bruno Petkovič mi dao taj osjećaj, naravno, i bucko, mi jako drago ciò sanirato. Narono, che stanirato i priaceni grace che spominno, un giocatore. Si può sposare al giorno della partita il giorno? Dipende ancora che ora giochi, <ride> se giochi la sera cioè sarebbe meglio giocare la mattina e poi ti sposi, <ride> non lo so. Il non... giorno prima è capitato, è capitato quest'anno, un giocatore del Palermo aveva deciso la data di nozze e poi il Palermo è andato a giocarsi i playoff, proprio quel giorno, il giorno prima si è sposato, ha fatto gol e la squadra ha vinto. Posso immaginare che sarebbe successo se avesse perso, perché c'è qualcuno qui che vuole sposarsi il giorno della partita? Già sposato settimana il giorno stesso della partita, penso che sì. Io potrei consigliare di non sposarsi? Scherzo, facciamo il Proportion del Neugeniano da Una domanda solo di più 3-5-2, sempre? No, sempre no. Allora la mia etichetta è quella, ma sapete benissimo che in tanti anni eh, io non sono partito con, con questo sistema di gioco, quindi sono partito 4-4-2 quando a fine degli anni 90 si giocava parecchio in quella maniera. Credo, senza essere presuntuoso, però lo dico qui, di essere stato uno dei primi in Italia a fare un 4-2-3-1. In quel momento però veniva chiamato in un'altra maniera, però oggi giocano tante squadre 4-2-3-1. Però diciamo quello dove ho ricevuto più consensi è stato 3-5-2 e è quello che nella storia poi ho applicato di più. Però non... ho giocato con la difesa a 3, a 4, quindi centrocampo a 3, a 2. L'unico, devo essere sincero, l'unico sistema di gioco che ho... eh, applicato pochissimo ai e 4-3-3. Quello è... Je... Znači, ovaj, uh, ne, neće stalno biti 3-5-2, to ovisi. Uh, inače sam prije stalno igrao sa 4-4-2, pa sam bio jedan od prvi koji je počeo staviti znači, uh, formaciju na 4-2-3-1. I od toga sam prešao znači, na 3-5-2, naravno. I In Nicca da Nissan, diciamo, giocava sa formazione 4-3-3. Riadco cad. Una cosa volevo dire perché spesso sento dire che nel 3-5-2 o 5-3-2, diciamo così, che sia un sistema di gioco difensivo. Cioè quando una squadra è in difficoltà o quando deve affrontare squadre più forti gioca 3-5-2. Questa è una delle più grandi cazzate del calcio. Uh, I sistemi, sì. Smatrando sì. è poi formazione 3 2 che ho sempre vi caudo da è sistema, kao defensive system. Eh, za me to non se recimo igra si se igra recimo sa ekipama sa već Dipende sempre dalle caratteristiche le caratteristiche dei calciatori sono quelli che determinano il sistema di gioco, o più offensivo o meno offensivo. Quindi se tu fai un 3-5-2 e i due quinti sono due difensori, è normale, eh, diventa difensivo. Se hai, uso un nome, l'Inter due anni fa, visto che siamo in Croazia, ha messo Persic, cinque anni fa, dieci anni fa, nessuno avrebbe mai pensato di utilizzarlo in quel ruolo. Ha fatto il miglior campionato in Italia e forse uno dei migliori campionati della sua carriera. Eppure era 3-5-2. Poi ci sono i calciatori Fabio Grosso. Era un giocatore che invece ha fatto il percorso inverso. Era un giocatore mediocre di terza categoria, trequartista, diciamo mezza sì, trequartista. Con me giocò a quinto perché aveva le caratteristiche di corsa, piede e poi è diventato campione del mondo. Cioè quindi non cioè non fissiamoci su i sistemi di gioco, cioè poi voi se lo volete fare, fatelo tranquillamente, io no. narano da suoi se ovisi od caratteristiche a abbiamo imamo naci con i e da svaka formazione se gleda po svakom potenzialu e caratteristiche che imamo i ci graci, miglior allenatore di sempre parere vostro, miglior allenatore della storia per lei della storia del calcio? Allora, secondo me, quello che al di là dei tanti finti rivoluzionari, uh, narrano sve od diciamo, coi su umietni rivoluzionari. Il vero rivoluzionario, uno dei veri rivoluzionari del calcio, è stato Mickels. ti, bio, io no, fino, fino a quando lui, znači, sve on, fino a quando. Dite solo il nome di Rinus. Rinus, lui è stato un vero rivoluzionario perché non si era visto mai nella storia del calcio in una finale del campionato del mondo fare un gol dove il terminale offensivo, Johan Cruyff, era l'ultimo giocatore Se nica ne e' uh, in finale Liga 1 ha scelto gol ha scelto il gol sa Johan Cruyff che è quindi ha battuto il centro l'Olanda la Germania non toccò palla per non lo so quanti passaggi l'Olanda eh, ha tenuto palla Cruyff da terminale offensivo è diventato ultimo uomo è partito e ha causato il rigore lui stesso Znači, per tua partita non so quante volte non sono riusciti a prendere la lapto e Krujev, come era recimo l'ultimo giocatore, ha preso la lapto e solo è andato verso il Finale del Quindi se mi chiede in assoluto quello, poi in Italia, per esempio, magari qualcuno di voi penserà facile, però Ancelotti secondo me, e non è in Italia così considerato sono costretti a considerarlo perché vince. Però invece io gli riconosco grandi qualità perché è una persona, è un uomo che dove ha lavorato ha lasciato un, un rapporto con i calciatori, con l'ambiente straordinario. E quello credo che una sia un'altra qualità enorme per un allenatore. A Capricciamos trener, smatram da Ancelotti è uno dei migliori italiani trener, è il tracci e naturalmente ha avuto E dico una cosa, scusi, l'Italia è un paese strano, è uno di quei paesi dove l'esperienza non viene considerata una qualità, ma un limite. I, I, još jedno, znači da Italija je jako, čud, jako, čudna zemlja, zato što kad se, pri, kad se pričamo, o iskustvu, nikad to nije recimo gledano na pozitivno nego na, kako bi rekao, više mana, tako je. Pero i migliori allenatori Ali... in Italija su tutti over 60. Ali zato zbog toga, znači najbolji treneri u Italiji su so svi over 60. Spalletti, Gasperini, Ancelotti, però C'è una tendenza a far allenare giocatori, eh, giocatori, allenatori che non finiscono la carriera di giocatori e diventano subito allenatori. Quello per me è un grandissimo errore, ma per, per gli allenatori è, oltre che per la società. Per me è un da se con il treno di qualcuno che ha finito la carriera e poi si è rimasto come il più importante Non parlo più dell'Italia. ne pričam više za Italiju. Trenutno za, za, ove nova pitanja. Da, Skujnji. da se vratimo malo na domaći teren. Dobrodošli u klub Slavne tradicije. Sami ste rekli da ste ponosni na to. Što ste, kako uh, klub koji je donedano dok je par sezona igrao skupina Europske lige, bio na pravu konferencijske lige, trenutno s pletom okolnosti na zadnjem mjestu na ljestvici, koji su vaši prvi poteze, što ćete prvo reći igračima, koji su prvi potezi koji ćete napraviti? Allora, innanzitutto le diamo il benvenuto qui Grazie. a Alain eh, Grazie a tutti. Volevamo sapere solo da lei, guardando adesso la classifica di Alain stando all'ultima in classifica, quale sarà, quale sarà il primo passo che lei vorrà fare per diciamo portare al positivo questa, questa classifica. <coughs> allora la classifica è importante sempre. Eh, <podcast> eh, è sempre importante Ma è l'ultima delle mie preoccupazioni al in questo momento. Al je, za, od mojih mišljenja, za La prima cosa da fare è quella di creare un gruppo unito la prima cosa ora mo naprawiti, moramo poi naprawiti jedan jednu grupu. kako bi se reklo ovaj zajedničku grupu tako je ke abbia fiducia nelle proprie qualità da su da da budu imali recimo tog samopoznanja u njihovim kvalitetama i da budu sigurni u njihovim kvalitetama poi una volta che diventa quel gruppo non avrà più paura di giocare contro nessuno i jednom ka postane ta grupa koja ja mislim Nece imati straha a više igrati nikoga. Prima c'erano i miei collaboratori. Prije su bili moi che uh, insieme suradice, guardavano il prossimo avversario. Kojimo, su, kojimo skupa smo gledali naš našeg protivnika. Io li ho guardati, ho detto "Fate voi, non, non mi interessa". Ja Io li ho guardati e ho detto fate napravite vi. Non problema. A me mi interessano loro, i miei giocatori. Me ne sai mai a tu sono i se no, è inutile. Se prima non riesci a creare i presupposti, sarai sempre condizionato dall'avversario. Così prima devi essere, poi ovviamente so che le partite si possono vincere, pareggiare o perdere, per carità. Però prima devi avere una mentalità tua a prescindere da chi incontrerai quindi ovviamente guarderò prvo se treba upoznati naravno mentalitet i naravno nikada ne nismo voljeli recimo igrati protiv nekog drugoga tako da prvo treba preduprijeti njihov mentalitet i svoj mentalitet. Avete già parlato con i giocatori? Avete visto qualcosa negli occhi? Non è stato un dialogo. Ho parlato io solo, e quindi, ma eh... i giocatori come li definisco io sono animali strani. Insomma, io ho avuto in questo ultimo decennio la fortuna di avere un figlio che ha 30 anni. Quindi, crescendo mio figlio, eh, ho capito quali possono essere eh, i problemi di questa generazione di questo, perché i calciatori giocano tutti a calcio, lui giocava a calcio poi vent'anni fa si giocava a calcio dieci anni fa, oggi si gioca tra, si giocherà sempre a calcio e lo faranno sempre i calciatori però la società intorno cambia le figure del calcio cambiano e di conseguenza i calciatori cambiano mio figlio mi ha aiutato a far capire quanto eh, come cambiano le cose quindi mi ha agevolato e znači, quindi ai calciatori dico non non prendetemi in giro, perché io a casa c'ho un esempio. <laughs> non na pocherco sarà milsio da su giocatori pod navodici ma cudne giovatinje e narravno kad se rodio mio prvi sin, san pocho svačati on mi isto nauciò kako se ne'cago prilagoditi nekim mladin dečkim, narravno to è To su opet nove generacije i, i sve prolazi, naravno igrači se mijenjaju i, i uvjeti u klubovima se mijenjaju i tako da ovo što sa mojim sinom me naučilo da, da se počnem recimo ponašati i e, razmišljati sa mojim igračima. No. Molim Croatia. Diciamo, ho allenato l'Udinese, sono arrivato fino a Trieste, Duino, Sestiana, quelle le conoscevo da Udine preferivo, mi piaceva molto questa zona, diciamo così. Però nel tempo c'era sempre la voglia di, di venire in vacanza, invece ci sono venuto per lavoro però. Non sono mai stato a Riezzi. Bio sam samo do Udine, naravno gledao sam i Trst i uvijek mi je bila želja doći tu naravno na, na ljetovanje i evo o, sad sam došao tu zbog posla. Pero io credo che un dovere di un allenatore ali mislim da je ovaj za trenera jako važno e quello di conoscere capire dove allena da treba prepoznati gdje živi Uh, di uh, treni no, uh, radico trener sembra assurdo ininfluente invece per me conta molto perché capire eh, il sentimento capire la cultura capire dove ti trovi ti aiuta anche per il tuo mestiere cioè non è che fa gol eh, la persona con cui co se sai dove è. non è quello però contribuisce secondo me io dove sono stato mi è sempre piaciuto capire dove mi trovo, non è che mi metto in un albergo col computer e penso solo alle partite e viva il calcio in questa maniera folle. Eh, Sembra che abbia senso, ma a mio parere solo questo non è, non è questo, come si dice, così importante. Dobro è bene sapere la cultura dove vivim. I što žele naravno i navijači, što, što želi recimo upoznati recimo cijelu ukupnu kulturu Grada Rijeke. Quindi mi piace konošere, konošere tutto del posto dove mi trovo. Volio bi naučiti što više i poduprijeti što više naravno od svog ovog, od Grada Rijeke naravno. Quindi je probabile eh, che mi incontrate in giro. Znači tako da je jako moguće da ćete me sresti ovaj ovoj Di giorno? Po danu. U forza anche la notte. I možda po noći. <laughs> la contratto un anno o due anni o non importa perché è una... Due anni. anni. Uh, uh, sì, uh, godine. Ma pa non importa perché se sono risultati ci va bene, se no, um. Jeste li upoznati sa činjenicom da Rijeka ima jako vatrene, vjerne navijače i da ih možete kupiti već prvom pobjedom, dobit ćete nevjerovatan zamah. Da li Stavo, možda, Siete a uh, conoscenza che comunque riga uh, degli ultra molto calorosi e potrebbe, potrebbe capitare che comunque la, la potrebbero amare già dal primo giorno che, che, che venga per la prima vittoria. Che potrebbero? Che potrebbero amarla dal primo giorno che potrebbe avere la prima vittoria. Potrebbe entrare già nel cuore dei tifosi. Um, non è così esattamente. Ci sono tifoserie che prescindono dal fatto di vincere o no, che è chiaro che nella situazione in cui ci troviamo siamo obbligati a vincere. No, c'ho, poznate, ho poznati smo sa situacijom gdje se nalazimo e mi smo, ovaj, mi moramo pobijediti. Però a me piacciono le squadre. Ali voli m Le mie squadre, In cui i tifosi si possono identificare. Di esse navioci mogu naći u to ekipe. Quindi devono venire allo stadio con la consapevolezza di avere in mano una squadra. Znači da moraju dolaziti gledati utakmice sa, uh, sa tim da uh, moraju znati, uh, kako bi se reklo, živjeti za klub. È e una squadra che sa di dover vincere le partite o di cercare di vincerle per se stessi ma anche per i, i moramo biti ekipa koja moramo uh, znati za koga pobjeđujemo, prvenstveno za nas i, i onda za navijače. Però con i tifosi è impossibile bleffare, spesso vengono considerati come una parte negativa del calcio, soprattutto quelli che partecipano in maniera più, più intensa, soprattutto quelli che sono recimo intensivi naviaci. Ma io in 30 anni di calcio non ho mai visto contestare un giocatore che dava tutto in campo. Mai. Aliumoi Triest Godin, hai scuso. A Nisan, video una che reclamiron con un o anche un allenatore, il trainer, quindi non si può bleffare con loro. Loro esprimono quello che vedono e difficilmente sbagliano, sbagliano meno di tanta gente che è in tribuna. I ma c'è vede, toi caso. Meglio curva che tribuna. Nah, io. Se, va, se andate a leggere alcune mie frasi diciamo eh. Io, io sono nato in curva, cioè da bambino mio padre mi portava in curva, non in tribuna. Nella mia città Perugia. Che Ho avuto la fortuna di allenare. Io sono passato dalla curva. Ho fatto una carriera. Poi a essere allenatore della mia città. Come se oggi uno di questa città fosse tifoso. poi divent... voi, immaginate che meraviglia che ho provato! Che fortuna che ho avuto da c'è a San Prevenzano. Casambio Mali siamo in Tatu. Un Gledo Utak mi zeccavo a viacima. Ma ci a Leoni. Nai gesti d'attacco e i, i e coe amore abit gli uh, epota toga da is.

Moji sinovi sam gledao plakati dok su bili na tribinama, a ne dok su bili među navijačima. Però qui abbiamo anche una bela tribuna. <laughs> Ali tu isto tako, također imamo jako lijepu tribinu. Tek ste stigli u rijeku i vijest se tek počela širiti, ali sigurno ste imali reakcije od vaših bližnjih, od vaših kolega trenera, od sportske javnosti u Italiji. Kako su so oni prokomentirali vašu odluku da prvi put u karijeri izađete iz Italije i krenete u Hrvatsku u rijeku? Koji je dižamo ga se già proclamata la cosa che è venuta un allenatore nuovo. Voleva sapere il collega da, uh, da voi come sono state le reazioni diciamo, degli italiani quando sono a sapere che lei venne a all allenare nel rijeca. Oh. quando vado ad allenare il cellulare è pieno di messaggi quando non alleno non chiama nessuno quindi dell'Italia non me ne frega niente cioè non me ne frega come la prendono se sono felici contenti io sono in questa realtà e lo ripeto sono entusiasta ma orgoglioso di essere qua. Ma veramente non lo dico per... Non uno dei motivi per cui uno invecchia, uno dei vantaggi, dei pochi vantaggi per cui uno invecchia. E non è il nostro caso. Attualmente tre non mi interessa nella pensiero, intendo italiana, i suoi business, ma sono eh, entusiasta che tu, attualmente, no, in e e da, gelo samo nastaviti naravno s takvim entuzijazmom. No di pure. una delle cose positive che invecchia. vecchia e dai, da, da je tojedina, cioè jedina dobra pozitivna stavka za nekoga, come diciamo, coi stare. Che non può dire stupi, non può dire bugie. <laughs> e se ne... è veramente ridicolo quando arrivi a una certa età a dire bugie. Ma ci da smemo a govoriti laži. <laughs> I da, naravno, kad dođeš do te neke godine, postaneš, recimo, redikulan kad se priča o lažima. E, uno od poki povki aspeti pozitivni. Jedan od njih povki aspeti pozitivni. Znači, pozitivni stavka. Tako je. Pa prema da ćemo ako ono dolaziti, da finito? Grazie.